Ciao, io sono Luca Faccin, in questo video ti mostro il contenuto del videocorso Antidoto, che è un videocorso che abbiamo appena lanciato dedicato agli imprenditori che hanno bisogno di creare una strategia online di promozione dei loro prodotti o servizi, o anche a chi deve creare, inventare un nuovo prodotto o servizio che sia utile al mercato e che sia adatto ad essere venduto online. Inoltre Antidoto ti insegna molte tecniche per riuscire poi a delegare, una volta definita la strategia, le tue campagne marketing online in maniera efficace anche all'esterno ad altre agenzie e professionisti, ma mantenendo sempre tu il controllo. Quindi qui c'è la prima pagina in cui andiamo a loggarci, riceverete, una volta acquistato il corso, il link per accedere e la password vostra personale. Una volta fatto l'accesso vi ritroverete in questa piattaforma dove nella sezione superiore avete le quattro sezioni principali del corso, quindi l'introduzione, la parte strategica, strategia, la parte tattica con tutte le tattiche per mettere in campo praticamente la strategia e poi una parte dedicata all'approccio che dobbiamo avere come imprenditori per fare efficacemente marketing, business in generale online, gli errori che vengono commessi più spesso, e poi c'è una sezione con dei bonus dove raccogliamo le nostre lezioni in diretta più utili agli imprenditori che si approcciano all'online o che vogliono appunto migliorare i loro risultati online. Le lezioni poi sono ordinate in questa colonna, una volta andato su introduzione potete accedere da qui alle lezioni oppure le troverete elencate in questa colonna a sinistra. La lezione è video registrata e potete rivederla quante volte volete, quando volete, da questo video. Facciamo partire un esempio. Ok, potete cambiare la velocità, potete visualizzare questo video a schermo intero oppure come miniatura rimpicciolita nel vostro schermo. Ok, quindi anche in picture in picture potete cambiare la velocità e regolare il volume. Sotto il video trovate uno spazio dove potete fare dei commenti e chiedere, fare delle richieste, quindi se avete dei dubbi sul video vi risponderà il nostro team. Inoltre avete qui in alto la possibilità di aprire un ticket per chiedere assistenza direttamente a noi di Performance PPC anche su questioni tecniche molto avanzate, dove vi possiamo dare degli ottimi consigli. Qui in basso a sinistra troverete il progresso delle vostre attività, quante lezioni avete visto, in totale qui ne abbiamo 47, e in particolare c'è una barra di avanzamento qui sotto dove vedrete le lezioni che avete visto e quelle che vi mancano, ecco, per il completamento del corso. Quindi andiamo a vedere le lezioni contenute nel corso nelle varie sezioni. La prima parte, introduzione, noi consigliamo di vedere tutte le lezioni nell'ordine in cui le abbiamo messe, proprio perché sono proprio identiche una all'altra e può succedere che in una lezione successiva richiamiamo i concetti della precedente. Quindi vedremo subito come studiare questo corso, quindi c'è una guida che spiega esattamente come utilizzare il portale, come studiare le lezioni. Poi una parte di introduzione su come si studia in generale, come funziona la mente umana, come apprende i concetti la mente umana. Quindi ottimi consigli per studiare al meglio e apprendere i contenuti del corso. Perché ti serve il marketing, gli investimenti in digital marketing, come funzionano. Abbiamo aggiunto poi una sezione, questa è da aggiungere ancora, sul gergo del digital marketing. C'è la parte sul processo di acquisto nel 2021 e fase decisionale online. Questi sono concetti nuovi che abbiamo appena sviluppato, appena studiato, appena provato. Ricordate che dal 2020 è cambiato tutto, quindi abbiamo dovuto appunto fare questo nuovo corso aggiornato su queste nuove strategie. Nell'introduzione vi allineiamo a quelle che sono le novità del settore. Poi passiamo alla parte strategica. Queste non sono tre lezioni, ma sono tre sezioni, perché la nostra strategia di base che abbiamo sviluppato è la ISD, cioè ideazione, sviluppo, distribuzione. La fase di ideazione è poi compresa da il chi, il come, il cosa, cioè è la fase in cui andiamo a ideare il prodotto o validare il prodotto che abbiamo per capire se è vendibile nel mercato. Ok, quindi la fase ancora in cui stiamo sviluppando l'idea del prodotto. Una volta sviluppata,
quando abbiamo il prodotto passiamo alle fasi di sviluppo vero e proprio del marketing online, quindi partiamo dal prodotto, validiamo il prodotto, sviluppiamo il messaggio efficace e poi costruiamo la nostra pubblicità. In questo ordine sempre, prima bisogna avere il prodotto, poi il messaggio, poi appunto si va alla fase pubblicitaria. Infine nella parte distribuzione vedremo le tre lezioni da quando noi abbiamo tutto pronto, abbiamo creato il prodotto, il messaggio, abbiamo lanciato la nostra pubblicità, che cosa succede? Succede che avviene l'attrazione dei potenziali clienti, dopo deve avvenire l'educazione dei potenziali clienti e infine la vendita, la chiusura, che è una fase vera e propria importantissima per la conclusione del nostro processo. Ecco, queste sono tutte lezioni strategiche, cuore di questo corso. Una volta studiate queste lezioni si passa alla parte tattica, dove parliamo veramente di argomenti molto importanti. Andiamo a vedere ad esempio l'ecosistema organico e a pagamento, le differenze tra i due, i vantaggi e gli svantaggi, quando avere uno, quando avere entrambi. Esempio di ecosistema performance PPC, qui c'è il nostro ecosistema, come l'abbiamo realizzato, le caratteristiche dei canali organici a pagamento, il pay per click, che cos'è, cosa serve, il pay per click, i vantaggi del pay per click, canali per farsi conoscere online, quali sono e quando utilizzarli, sfruttare i 5 principali canali online, obiettivi delle campagne online, quindi anche qui è importante definire correttamente gli obiettivi delle campagne online per ottenere risultati. La maggior parte delle imprese, degli imprenditori, anche delle agenzie, imposta in maniera errata gli obiettivi stessi delle campagne, quindi per forza non ottengono risultati. Poi la struttura di un account pubblicitario, che è importante, l'account pubblicitario sia di vostra proprietà come azienda, in quanto è il pannello principale da cui gestite le vostre campagne online, da cui vedete e controllate il budget speso e i risultati ottenuti. Infine, come installare i tracciamenti, parte fondamentale per controllare i risultati delle campagne online. Quindi qui c'è una parte più tecnica. Infine abbiamo aggiunto una parte di approccio con gli 8 nostri principi cardine che abbiamo sviluppato per lavorare efficacemente con un business online. Sono quelli che ci hanno permesso di arrivare a questo punto, cioè noi è da 5 anni che cresciamo costantemente raddoppiando il fatturato ogni anno. Cosa abbiamo imparato? Dove vediamo sbagliare le aziende? L'abbiamo riassunto in 8 principi cardine, 4 che riguardano la parte di conoscenze tecniche e 4 che riguardano le relazioni, le competenze relazionali delle persone, ok? Gli approcci, le mentalità delle persone. Poi abbiamo anche apportato quelli che sono degli errori classici nel marketing online e offline per quanto riguarda l'approccio poi dell'imprenditore, che è molto importante. Perché avere gli account di proprietà, i report, come si fanno, perché sono importanti, che cosa è raggiungibile con le campagne online. E Google è una truffa, spesso veniamo contattati da agenzie e non ci rendiamo conto se è Google reale che ci contatta, come si presentano, o se in verità è un modo per entrare nella nostra azienda e farci campagne da partner più o meno corretti. Di quali partner hai bisogno in verità, quindi come creare poi il tuo team di lavoro, i tuoi partner, le tue partnership per creare campagne online. E qui due lezioni che dobbiamo aggiungere a breve: a chi, cosa e come delegare, e prima capire poi farsi capire. Sono concetti molto importanti per gli imprenditori che devono delegare. Infine nella parte bonus, lezioni in diretta, abbiamo portato delle nostre dirette selezionate per gli imprenditori, quindi ci sono delle lezioni che abbiamo tenuto live più l'intervista esclusiva a Mirko Gasparotto, che ci racconta come partendo da zero, da fattorino, da magazziniere dell'azienda dove lavorava, è riuscito poi a diventarne CEO, un'azienda da 100 milioni di euro all'anno, Arwell Italia, e oggi ne è presidente ed è fondatore di un gruppo, una community di imprenditori top in Italia, quindi si occupa anche di formazione ed è ci ha dato dei consigli utilissimi, quindi assolutamente da vedere questa intervista. Quindi questo è il contenuto del portale Antidoto, del corso Antidoto. È indispensabile per ogni imprenditore, perché con questo piccolo investimento si va a sganciare poi dalla totale dipendenza da agenzie, professionisti esterni
che possono portarti nella strada più, più scorretta. Ok, con questo antidoto voi riuscite a controllare la vostra strategia, a controllare le vostre campagne per sempre. Quindi un investimento che si fa una tanto, il corso è vostro, lo può vedere tutto il vostro team di lavoro e vi garantisce da qui in avanti di poter lavorare serenamente online senza avere paura di non avere le corrette informazioni e non controllare correttamente poi anche quello che succede. Non è detto che dobbiate fare voi le campagne. Questo corso non insegna a fare nello specifico le campagne in Facebook e Google, per quello c'è Vitamina PPC, ma ti dà appunto gli strumenti per creare, ideare la tua strategia, svilupparla e poi controllarla. Quindi è assolutamente fondamentale. Con questo è tutto, se hai domande puoi contattare tranquillamente il nostro team dalla pagina del corso. A presto!